Alcune tra le notizie di oggi del Corriere di Sciacca, giovedì 13 dicembre. Il Consiglio Comunale dovrà essere riconvocato, la maggioranza consigliare in modo abbastanza clamoroso non si è presentata ieri sera in aula in seconda convocazione. Non c'erano Cinzia Deliberto, Enzo Bonomo e Paolo Mandracchia. La maggioranza prima della seduta ha fatto la conta e ha capito che non avrebbe avuto i numeri, quindi non si è presentata. Non si sono potuti affrontare quindi alcuni punti che erano inseriti all'ordine del giorno, come il ripianamento del disavanzo e la proposta presentata dai banchi del centrodestra di sospendere il pagamento dell'IMU agricola. La coalizione di centrodestra oggi ha chiesto le dimissioni del sindaco Francesca Valenti ed ha annunciato che nel 2019, quando la norma lo consentirà, presenterà anche la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Le richieste di dimissioni che provengono dalle opposizioni non scandalizzano né preoccupano il sindaco Francesca Valenti. Oggi ha detto che non è la prima volta, poco importa, riferendosi alla nota da parte dei consiglieri del centrodestra. Per quanto riguarda la seduta consiliare di ieri sera, il primo cittadino ha detto che la maggioranza non è andata in aula non per un problema politico, perché se è vero che abbiamo difficoltà in prima seduta, ha detto, in seconda i numeri ci sono. Ed ha aggiunto che la presenza di 10 consiglieri era legata a situazioni oggettive di impossibilità di essere presenti di alcuni esponenti della maggioranza. Cronaca: un saccense di 32 anni, Juan Carlos Peralta, residente a Sciacca ma di origini sudamericane, è stato condannato dal tribunale a 4 anni di reclusione nel procedimento in cui era imputato per violenza sessuale, sequestro di persone, evasione degli arresti domiciliari, atti osceni e danneggiamento di un'auto. La pubblica accusa aveva chiesto 9 anni, la pena è stata ridotta perché il collegio giudicante ha riqualificato il capo di imputazione da violenza sessuale a lesioni personali aggravate. Per la violenza sessuale la soluzione è avvenuta perché il fatto non sussiste. Il 32enne è stato assolto anche dall'evasione dai domiciliari per non avere commesso il fatto. Peralta è stato difeso dall'avvocato Accursio Piro. La lotta fratricida interna al Partito Democratico Sicilia diventa un caso nazionale. Tra ricorsi e polemiche, Teresa Piccione si è ritirata dalle primarie in programma domenica prossima e Davide Faraone resta l'unico in corsa. Il ritiro della Piccione apre nuovi dubbi procedurali e le primarie del 16 dicembre sono ormai appese ai commi e alla interpretazione del regolamento interno dopo il ritiro appunto di uno dei candidati in corsa. Spetta a questo punto alla Commissione regionale per il congresso stabilire se annullare o celebrare ugualmente la primaria in Sicilia. Esitato in prima commissione legislativa l'Assemblea regionale siciliana Affari Istituzionali il disegno di legge in materia di incompatibilità tra la carica di assessore e di consigliere comunale di composizione delle giunte comunali. Durante le prossime settimane sarà calendarizzato per la discussione e il voto finale in aula. Il disegno di legge prevede l'introduzione a far data dal rinnovo dei consigli comunali, ma potrebbe esserci una sorpresa in aula e la decisione potrebbe essere quella dell'applicazione immediata della incompatibilità tra la carica di assessore comunale e di consigliere nei comuni siciliani con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Ci fermiamo qui, restate con noi, corrieredisciacca.it, tutte le notizie del giorno. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.